Ciao ragazzacci, io sono M1825 e oggi siamo qui sul Nordschleife, Nürburgring Nordschleife. Siamo con l'Audi R18 e-tron 4, è una macchina un po' particolare, non ho toccato niente nel setup, metto solo le gomme soft perché sì. E andiamo ragazzi, che cos'è questa macchina? Aspettate un attimo che mi sistemo perché mi sembra sballata la visuale. Ok, penso di aver trovato la visuale corretta, io non ho mai provato questa macchina. Adesso sarà un po' un problema. Perché quanto è grossa questa macchina? Neanche. Ok, siamo arrivati nel momento di provare le macchine che non hanno raggio di sterzata. Queste sono tutte macchine. Questa qui è stata alle Mans, quindi è una macchina da endurance. Però qui potrebbe anche starci. Non l'ho mai provata. Faccio come l'altra volta, primo giro insieme. Qui bisogna pagare il biglietto. Ok. Eh sì, chi ci arriva da quella parte? C'è un braccio chilometrico, ragazzi. Ok, un braccio chilometrico, tac, ho pagato il biglietto e partiamo. Primo giro lo facciamo così. Ok, usciamo qui piano piano. C'ha un mo È grossissima, non ci sta in qui dentro. Mamma mia, quanto è grossa questa macchina! Che poi deve essere veramente bella. Avevo letto che era è mezza ibrida questa macchina, è tutta ibrida, non ne ho più poi idea. Ok. Penso sia tutta ibrida, eh. Penso sia tutta ibrida. Guarda come va. E che macchina ha preso? Ragazzi, che macchina ha preso? Non lo so. Mi sembra tutta ibrida. Mi sembra tutta ibrida. Non ne sono sicuro. Potrebbe essere tutta elettrica. L'e-tron dovrebbe essere tutta elettrica. È stranissima questa macchina. Sembra di stare su. Avete presente quelle macchine finte? Poi, ovviamente, farò il primo giro parlando. Il secondo, poi ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere senza mai parlare. Ecco. Che poi. Ah, vero, questa macchina non c'ha l'ABS, cazzpitina. Il traction control ce l'ha anche perché con i motori elettrici è un attimo fare il traction control. Motore elettrico basta. Cioè, è facilissimo. Sul motore. Sul motore combustibile fossile è più difficile, bisogna mettere una centralina, ma i motori elettrici già hanno una centralina loro. Ok, devo solo stare attento alla frenata perché non è semplicissima. Non ho capito che macchina è questa. Cioè, è del 2014. Del 2014 già facevano le gare con le macchine elettriche. Allora, io su questa macchina non mi sono andato a informare, però. C'ha un sistema di. Ok, c'ha un sistema tutto suo di guida. Senti, senti come spinge. E secondo me spinge pure di più rispetto alla Ferrari che abbiamo provato l'altra volta. Ok, rallenta, rallenta. Però è strano perché lì c'è scritto fuel e non, magari lui intendeva fuel nel senso di capacità della batteria. Perché l'unica cosa che mi viene in mente è questa, perché io non saprei. La sento troppo sì. Elettrica, è elettrica, dai, è elettrica per forza. Senti qua come sfrigola, che cosa mi hanno dato? Mi hanno dato. Avete presente? Non so se. Avete mai avuto anche da piccoli o da grandi, perché non si finisce mai di giocare. Avete avuto mai una macchinina elettrica e l'avete mai fatta andare tipo alla massima velocità? Quello sento io, quel rumore lì. Non mi sembra di sentire. Non mi sembra di sentire il motore. Poi si guida benissimo questa macchina, eh. Si guida veramente bene, si guida. Sono veramente impressionato da questa macchina, non la conoscevo. Su questo Nordschleife proverò tutte le macchine che non ho mai provato. Ho trovato il circuito che mi fa emozionare, perché questo qui è il circuito che mi fa emozionare. Senti che ripresa, che bella ripresa che c'ha. Qui devo stare attento che qui chiude, qui c'è sta curva cieca, stupida. L'hanno messa sicuramente per dare bellezza. Guarda, guarda. Senti come va. Senti. Ragazzi, io mi sto divertendo da pazzi con questa macchina qui. Che cosa? Chi? Perché? Perché hanno fatto questa macchina? Mi devo andare a informare. Io prima le provo le cose e poi vado a informarmi. Poi alla fine del video andrò su Wikipedia. Sapete, Wikipedia è il mondo di tutto. Ok. Non so se c'è un recupero per l'energia, perché non mi sembra stia recuperando tantissimo. Spero di riuscire a fare due giri. Ok, mettiamola qui. Si guida benissimo. Ho ottenuto 900 gradi di rotazione, anche se non so se è la scelta migliore, 900 gradi per questa macchina. Per quelle di Le Mans forse 720 è meglio. Potrebbe essere più preciso 720. Forse 720 era più indicato. Vabbè, ma mi cambia. Ho sbloccato, ho bloccato le gomme. Devo stare attento. Devo stare attento al bloccaggio delle gomme perché non c'è ABS. Senti? Senti come cambio.
Cioè, la devo cambiare stranissima, non devo tirare, non senti un vero rumore. Devo stare attento qui che ci sono due o tre frenate che mi mettono un po' ancora in soggezione. Però frena benissimo, C'ha veramente un... Senti! Guarda, poi vi faccio sentire il rumore nel prossimo giro, ma è stranissima. Devo solo stare attento a non bloccare le gomme. Avete visto prima che ho bloccato, c'era anche il fumo dentro allo specchietto. Sì. Io voglio pensare a quelli dell'Audi cosa avevano pensato quando hanno fatto questa macchina. Io lo farei tutto in silenzio il video, perché è troppo bella, cioè è veramente figa. Guarda, sì. Poi l'accelerazione è pulitissima. C'ha una delle accelerazioni più pulite in assoluto. Ha un'accelerazione, una pulizia di guida. Se avessi avuto anche l'ABS era la macchina... aspetta che ho messo troppo presto la settima. Se avessi avuto anche l'ABS era forse la macchina con la guida più pulita in assoluto che io avessi mai testato. Avessi, da dove è uscito questo avessi? Senti come la tira. Come piange. È come se... qua devo stare attento, questa è una parte un po' difficile. 13° chilometro. Io proprio me la sto godendo questa macchina. C'ha una pulizia in accelerazione, ragazzi. Io non so se poi è tipo i motori elettrici, quando tu fai la curva, sono talmente intelligenti su questa macchina che spingono di più da una parte che dall'altra per aiutarti a fare la curva. Allora, qui si tiene larga e poi si butta dentro. Si tiene larga per buttarla dentro. Qui si cigola un po', Devo essere onesto, la macchina cigola. Ci vorrebbe un po' dell'olio. 14° chilometro, ok. Porca miseria. Sta macchina qui ti spinge tantissimo ad andare forte, Ti spinge ad andare più forte di quello che tu puoi. Comunque c'è una bella frenata. Allora, la frenata e l'accelerazione di questa macchina mi piacciono. Non so se in frenata ti aiutano anche i motori elettrici, perché voi sapete, i motori elettrici possono funzionare anche da generatori. Basta farli girare al contrario. Cioè, girare al contrario. Basta applicare un'energia. Avete capito. I motori elettrici, un motore diventa un operatore subito. Fra gli elettrici si può fare questa cosa. Ok. Cioè si può recuperare l'energia che andrebbe dispersa e lui la recupera. Non so se mi recupera anche carburante. Non ho capito ancora. Non ho letto però. Ibrida non è ibrida. Però quella E vuol dire elettrica. Questa è elettrica pura. Rimarrò con questo dubbio fino alla fine di questo video. Porca miseria. E sarò lì a soffrire. Però il rumore sì, è da elettrica. C'è niente da fare, il rumore è troppo da elettrica. Ok, è troppo da elettrica sto rumore. C'è una guida pulita. È la prima volta che la provo qui, Ho fatto le prove con la Ferrari perché volevo imparare un po' il circuito. E ovviamente non l'ho imparato tutto, E poi tutte le altre macchine invece le proverò così come vengono. Veramente, veramente bella sta macchina. Ad averla scoperta prima. Guarda, come scivola, che è una meraviglia. Scivola che è la bellezza sta macchina. Sapete qual è il problema di questa macchina? Ti porta ad andare più forte di quello che tu devi, cioè ti porta ad andare più forte. E quindi secondo me questa macchina ti mette in difficoltà, Ok. Che poi alle manze, come ha fatto a fare 24 ore? Noi sappiamo che nelle macchine elettriche il problema principale è proprio la batteria. Come ha fatto a fare la 24 ore di Le Mans? Che c'era l'omino della Dura, cioè il coniglietto della Dura, c'era che gli cambiava le batterie in corso d'opera. A meno che non abbia un motore, ce l'abbia dietro, ma abbia tipo una turbina. Perché voi sapete, le turbine funzionano meglio dei motori a combustione. Perché... qui siamo già arrivati. Siamo già arrivati. E va forte, guardate qui quanto va forte. Va fortissimo. Sono a 2,60, vediamo quanto ho fatto. 7,34, ragazzi. 7 marce. Ok, perfetto. Qui c'è la barriera, ragazzi. E allora io arrivo qui, frena. C'è una frenata assurda. Ok, io di qua non posso passare. Vedete lì c'è le barriere. Lo dice sempre, non so perché. E non so perché lo dice solo a me, gli altri non lo dice. Allora ragazzi, facciamoci un altro giro, così vi faccio sentire il rumore di questa macchina. Allora andiamo qui, fermo, pago. Ok, il pagamento è la cosa più bella, sto zitto.
Ok, vi ho fatto sentire questa macchina, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento, mi piace, di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di condividere il video se potete. Ci abbiamo messo 7.15, macchina potentissima e comodissima da guidare, e noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao!